Allora, nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile. È con questa frase che apro ufficialmente la 7ª edizione del Creto Festival. Sono stati 7 anni di forza, di energia, di lotta all'indifferenza, in completa autonomia e fuori di ogni logica istituzionale, che ci ha permesso oggi di essere una realtà indipendente e un punto fisso per l'estate calabrese. Questo lo dico a gran voce, è stata un'edizione difficile, combattuta, per nulla semplice, però nonostante il percorso in risalita ci siamo riusciti, soprattutto grazie alla passione che ogni volontario versa ormai da anni in questo progetto. Non è un caso che il tema di quest'anno sia indifferenza. La scelta del tema nasce da un nostro viaggio ritroso, nelle edizioni e nei ricordi delle emozioni precedenti. Ci siamo guardati e ci siamo fatti una domanda: cos'è che ci spinge a lavorare ancora all'interno di quel borgo? Cos'è che spinge tutta quella gente ad arrivare lì a Cleto? E non essere indifferenti alla bellezza. E riuscire ad andare oltre alla trascuratezza del quotidiano, e riuscire a non osservare solo con gli occhi, ma a riuscire ad osservare con qualcosa di più profondo. Per citare Peppino Impastato, se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà, e quindi l'indifferenza. Che vuol dire insegnare la bellezza? Insegnare la bellezza vuol dire aprire delle biblioteche, nelle scuole, nelle strade. Insegnare la bellezza vuol dire collaborare, crescere insieme, creare qualcosa come il Cleto Festival. Insegnare la bellezza attraverso i libri, le letture, che sono oggi più che mai dei veicoli di trasgressione, di pausa, di riflessione, di pensiero. Insegnare la bellezza affinché la cultura della corruzione, della furbizia, dell'arroganza venga spazzata via, perché bisogna opporre la cura alla superficialità, la conoscenza all'ignoranza, perché non ci va più di tollerare tutte quelle persone che negli anni non si sono preoccupati della formazione delle nuove generazioni, non si sono preoccupati della storia, non si sono preoccupati della natura, perché hanno alzato delle barricate tra gli uomini. Il Creto Festival vuole essere perciò un laboratorio di pensiero, di bellezza, di cultura, una risposta a questa indifferenza. Un programma sicuramente pieno, quello di quest'anno, che vede la collaborazione e la partecipazione di chi ha fatto della differenza un motto. Sono tanti i nostri compagni di viaggi. Il primo che voglio ringraziare è sicuramente il Filo di Sofia, che è un'associazione che nasce nel 2012 ed è parte integrante del nostro progetto. E proprio perché differenti, e l'hanno testimoniato con numerosi interventi culturali. L'ultimo che voglio ricordare, probabilmente per quello che è accaduto anche in questi giorni, è Restart Cosenza Vecchia, in collaborazione col Comitato Piccola Piazza, dove hanno riportato in luce luoghi abbandonati della città storica di Cosenza, che proprio in questi giorni ha vissuto dei momenti forti, a cui tutto lo staff del Creto Festival vuole dimostrare una forte vicinanza alla popolazione di Cosenza. Altro partner è l'associazione La Guarimba, che è un'associazione che si occupa essenzialmente di cinema e di illustrazione e li utilizza per educare alla democrazia, alla tolleranza, all'integrazione. È ideata dal calabro venezuelano Giulio Vita, ma io dico cletese d'adozione, perché anche con lui proprio pochi mesi fa abbiamo dato vita ad un progetto molto importante che è Cinecunti, una residenza artistica cinematografica qui a Cleto. Per 15 giorni abbiamo avuto 4 registi di varie nazionalità che hanno raccolto del materiale realizzando appunto dei documentari. Ma quello che è importante di questo progetto è soprattutto il lato umano, in quanto non solo sono entrati in contatto con noi volontari, sono stati con noi in questi giorni, ma sono entrati in contatto con la gente del posto. Hanno aperto le loro case, gli hanno dato da mangiare, l'ospitalità calabra nostra. E gli hanno raccontato vari racconti. Il racconto è l'elemento cardine di un progetto a cui tengo particolarmente, che viene presentato stasera dall'associazione X Incroci di Suono, realizzato per noi da Marco Stefanelli. Il progetto si intitola Pietramala, cronache di un borgo abbandonato. È un progetto che sostituisce le classiche visite guidate, quindi domani alle 17.30 non ci sarò io né Ivan quest'anno ad accompagnarvi, ma ci sarà Marco con questa passeggiata sonora, dove non solo vi racconterà la storia e le leggende del borgo,
ma la storia del vissuto del paese attraverso delle varie interviste che ha raccolto. Marco torna per la seconda volta qui al Creto Festival, è stato nostro ospite per un bel po' di tempo, diciamo, e la cosa più importante, è nata una gran bella amicizia, ed è una cosa che penso che l'elemento cardine di questo festival è che si creano delle belle amicizie, dei rapporti umani che vanno al di là di alcuni progetti. E con la parola amicizia poi voglio presentarvi un altro collettivo, che sono i Camera 237, Angelo Gallo e Lucrezia Siniscalchi, che si nasconde perché le non piace essere in prima fila. E vengono quest'anno di nuovo per la seconda volta, perdonatemi, ma sono un po' emozionata. Tornano quest'anno in collaborazione di un altro carissimo amico, che è il direttore del Mabos, critico d'arte Roberto Sottile, con la quale hanno realizzato una tappa specifica del loro progetto Login proprio per Cleto. Come dicevo, anche loro tornano per la seconda volta al Cleto Festival, anche con loro è nata una bella amicizia che ci porta appunto a collaborare insieme. La vera novità però di quest'anno è un palco nuovo, è una nuova area che dedichiamo all'amico Vladimir Costabile, al progetto Calabria City Rocker, un progetto realizzato per chi nella musica ci crede, un progetto che nasce nel 2015 con una compilation che viene presentata proprio qui al festival, che è cresciuto negli anni ed è diventato una casa per chi ha fatto della musica il suo mestiere. Un progetto sulla quale abbiamo investito tanto da dedicargli un'area, che dove ogni sera ci sarà un ospite diverso. Oltre a ringraziare loro, ovviamente, che sono seduti vicino a noi, voglio ringraziare gli altri partner, il Touring Club, la persona di Giovanni Bianco che non è qui con noi questa sera, Evermind, il Festival dell'Ospitalità, Landscape Calabria, i ragazzi di Radio Ciroma, Radio Barrio, che saluto, che stanno trasmettendo in diretta attimo per attimo di questo festival, gli amici di Felice e Conflenti, che sono compagni di avventure, e Otravez, tu mi stavi... Libera TV, e insomma tutti quelli che ormai fanno parte di questa grande famiglia. Vorrei ringraziare ancora l'amministrazione comunale, il professor Giuseppe Longo, che ha da sempre espresso una grande stima nel nostro operato, una collaborazione quella con l'ente che vogliamo in qualche modo rafforzare, visto anche l'ottimo lavoro svolto nell'ultimo anno con l'apertura del castello di Saputo, proprio con l'inaugurazione di qualche giorno fa, anzi vi invito ad andarlo a visitare in quei giorni. La nostra associazione ha richiesto all'amministrazione una convenzione per la gestione dei castelli di Saputo e Cleto. Noi conosciamo i nostri limiti, quindi abbiamo deciso di non farlo da sola, è un'idea un po' rivoluzionaria. Quindi noi, con una rete vera e concreta, quindi con tour operator, piccole e grandi imprese, compagnie teatrali, abbiamo chiesto di avviare un'operazione di promozione vera del territorio, culturale e turistica di questo territorio. Sono certa che l'amministrazione risponderà al nostro invito, perché da sempre collaborato con noi, quindi una collaborazione che si rafforza solo nel tempo. Ci sarebbe tanto da dire di questa edizione. Io non sono brava come il presidente che mi precede, io sono, diciamo, quella che è sempre stata dietro le quinte, e forse il mio ringraziamento più vero va proprio ai ragazzi che in questo momento stanno lavorando affinché tutto sia perfetto. Spesso quando si parla di Cleto Festival, quando si parla di Cleto Festival, spesso associano il mio nome, quello di Ivan, quello di Franco, perché in qualche modo siamo quelli che ci mettiamo un po' più la faccia. In realtà il Cleto Festival è una squadra grandissima, cioè io sono il presidente, ma in realtà non sono nessuno, perché si possono avere grandi idee, ma se dietro non è nessuno non arrivi da nessuna parte. Io ho la fortuna di avere una squadra spettacolare che ha trascorso una settimana sotto il sole di notte a lavorare, e mezz'ora fa ancora stavano lavorando. Trascorrono le loro ferie qui dentro, quindi il mio grazie va a loro. Quindi per voi vi dico solo buon Cleto Festival, godetevi in pieno questi 3 giorni, e per noi buon lavoro. Passo la parola all'ufficio stampa.
Oddio, definirmi ufficio stampa forse è un po' una parola grande, diciamo che mi diletto a scrivere qualcosina. Io, prima di passare la parola ai protagonisti di questa edizione, voglio fare qualche saluto e ringraziamento. In prima di tutto ringraziamo i nostri sponsor, che sono Conad di Campo San Giovanni, di Veltri, l'Agriturismo La Gioiosa, Grafiche Calabria, per citarne solo alcuni. E in particolar modo voglio ringraziare tutte le persone che in questi anni veramente hanno contribuito a far crescere questo festival. Ringrazio tutti gli organi di stampa e di informazione che hanno veicolato al meglio il messaggio di questa manifestazione. E giusto per citarne qualcuno: Corriere di Calabria, Iacchite, Radio Kiss, RTL, Radio Azzurra e tanti altri. E nulla, voglio fare anche un ringraziamento a una persona che non è più qui tra noi, purtroppo, ed è un caro amico e si chiama Mario Toscano. Mario Toscano è un cretese di adozione, un signore che è venuto a Cleto dagli anni 80 fino a pochi anni fa, prima che venisse a mancare, ed è stato per noi ragazzi dell'associazione La Piazza, ragazzi, insomma, io non lo sono più così tanto, comunque voglio dire, ci ha seguito in questo percorso che ha portato sì che poi nascesse il festival. È stato sempre una persona, una guida per noi, perché anche nei momenti di tensione, di maggiore, come dire, irascibilità, la chiamiamo così, che era dettata forse dallo stress, dalla pressione che l'iniziativa in sé ci trasmette, lui sapeva sempre trovare le parole giuste per smussare tutto, e io lo ringrazio ancora e gli dico che non lo dimenticheremo mai. Poi voglio rinnovare la mia stima e l'augurio a Carola, che da poco è stata eletta presidente, ed è bello averla qui, soprattutto perché è una persona amica, una persona con cui ci si può confrontare, una persona che anche se si alza la voce poi il giorno dopo ci si sorride e ci si abbraccia come prima. Grazie a Carola. Il festival, come già tutti sapete, è alla 7ª edizione e questa iniziativa ha contribuito in qualche modo a far conoscere Cleto, prima di tutto in Calabria, poi in Italia e perché no anche nel mondo. Forse questa cosa a noi non... cioè all'inizio, quando siamo partiti come manifestazione, non era una cosa che non si pensava che si potesse arrivare così, non lo so, forse subito, con 7 anni, ad avere un pubblico sempre maggiore e la presenza di tanti giovani che programmano le ferie per partecipare a questa iniziativa. Questa è una cosa che ci riempie di gioia. La nostra associazione non si occupa solo di Cleto Festival, ma come ha detto Carola, nel corso dell'anno sono state tante le iniziative. Giusto per citarne qualcuna, mi piace parlare del trekking urbano, che è un'iniziativa che si tiene ogni anno il 25 aprile, che ha portato a Cleto un sacco di persone e soprattutto ha fatto conoscere il nostro castello, che era bellissimo e lo è ancora, però in qualche modo è stato, come dire, poco illuminato sia dalle circostanze che un po' l'hanno, come dire, travolto in questi anni, e sia anche perché forse la politica, quella un po' più grande di noi, quella regionale o nazionale, si parla molto di borghi, però poi nel concreto alla fin fine non si fa tanto. E bisognerebbe che la politica si accorgesse ancora meglio e di più di questi paesi. Diciamo che dal Cleto Festival, oltre alle iniziative che abbiamo curato noi, sono nate tante iniziative che hanno visto protagonista il centro storico di Cleto. Non per ultima, quest'inverno è stato, questo cos'era? Gennaio, qualche mese fa, è stato girato anche un film al centro storico. Un giovane videoamatore ha partecipato a un talent condotto da Alice Colò, che è stato premiato per questo filmato su Cleto. Voglio dire, noi con un pizzico di presunzione e di orgoglio diciamo che forse il Cleto Festival ha innescato dei circuiti che hanno messo al centro Cleto, e questa è una cosa che ci fa stare bene. E nulla, io mi avvio alle conclusioni perché altrimenti non la finisco più. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, che presenteranno singolarmente le loro iniziative, voglio parlare brevemente della serata di questa sera, dove ci sarà subito dopo di noi un dibattito moderato da Dante Prato, che è un giovane che collabora già da tanti anni col Cleto Festival, è un attivista nel campo dei diritti umani e dei migranti. E spero che questa iniziativa, oltre ad illuminare noi che in qualche modo abbiamo sempre avuto la predisposizione verso,
queste tematiche possa essere un contributo anche per chi sta dall'altra parte per arricchirsi. E, parlando di migranti, io non posso non evitare di fare un ringraziamento, un plauso al lavoro che ha fatto una persona che forse nelle istituzioni si è spesa tantissimo su questo tema, che è Laura Boldrini, perché più di tutti si è impegnata su questo tema ed è stata veramente vittima di un sacco di minacce personali, e questa è una cosa brutta, perché le istituzioni, quando sono dalla parte dei cittadini, vanno rispettate a maggior ragione. E, nulla, io passo la parola ai nostri ospiti, passo la parola a Vladimir, che è un giovane di Cosenza che si occupa di musica ed è qui a Cleto. Io, Vladimir, chiedo a te, dico, ma la musica può salvare il mondo e può salvare anche Cleto? Quali sono le finalità di questa tua iniziativa, dove io mi auguro che questa iniziativa vada avanti e contribuisca sia a far conoscere Cleto che a portare avanti il progetto di Calabria City Rockers? Io, prima di risponderti, volevo porre l'attenzione su un punto, nel senso che qui abbiamo di fronte una vera e propria follia. Il Cleto è una vera follia, ma è una follia bella. Non so quanti di voi hanno la capacità di guardare il festival nelle difficoltà tecniche che si incontrano ogni giorno. Voi avete idea cosa vuol dire montare un palco qui? Molti di voi non lo sanno questo. Chiedetelo ai ragazzi che l'hanno montato in questi giorni. Voi avete idea di cosa vuol dire fare il trasbordo di tutti gli strumenti su una specie di trattorino? È una cosa cioè è completamente la follia, però è stata realizzata, e questo fa la differenza. Allora è questo che bisogna capire di Cleto. E la vera follia più grande è che sono 7 anni che questa cosa va avanti, per almeno altri 700, spero io, e soprattutto la capacità di attrarre altri folli, magari anche più folli di voi, sempre nel senso buono. Allora, questo va applaudito di Cleto, e vi chiedo di farlo. Detto questo, rispondo e ti dico: sì, la musica deve salvare il mondo. Ovviamente io, che mi occupo di musica, ti dico che è l'unica cosa che per me può salvare il mondo, però ovviamente ci sarà chi dice che invece l'arte, i film, le cose, quindi sì, l'arte, la bellezza salverà il mondo, e soprattutto rispetto agli ultimi eventi di cronaca credo che dobbiamo un attimino fermarci un secondo e pensare realmente a come imparare a suonare a tempo. E se tutto il mondo imparasse ad essere a tempo con gli altri e far vibrare i cuori allo stesso ritmo, forse qualcosa cambia. E si riesce ad uscire dall'indifferenza proprio per fare la differenza. Tutto ciò trova il posto. Con Cleto, diciamo che c'è sempre stata questa vita parallela che si è sempre incrociata, e tutti i ragazzi dell'organizzazione, che sono parecchio più fuori rispetto a me, hanno sempre come dire, accettato le mie proposte di buon grado. Sì, cavolo, facciamo, dai. Allora vuol dire che non sono soli, e assieme cerchiamo di fare la differenza. Brevemente, Calabrian City Rockers è una compilation uscita nel 2015, fatta per cercare di fare la differenza, nel senso voler fare una fotografia di quello che succedeva nel 2015 in Calabria, con tutti gli artisti indipendenti che avessero almeno qualche anno di attività già live. E li abbiamo presi questi ragazzi, li abbiamo messi in studio e li abbiamo fatti registrare come si fa nel resto del mondo, nel senso tutti assieme, senza sovrincisioni, senza distruggere la bellezza del live. E questa cosa è nata, è diventata una compilation che si può trovare online, si può trovare su Spotify, su YouTube, in tutti i canali, come dicono gli anglofoni, i digital store. Però questa cosa piano piano ha preso piede. Allora, da Calabrian City Rockers è nata un'etichetta discografica indipendente, totalmente indipendente, senza finanziamenti, senza niente, eccetera, eccetera, che è la Lumaca Dischi. Contemporaneamente alla Lumaca Dischi, sempre da una costola di Calabrian City Rockers e di altri amici incontrati per strada, è nato Spaghetti Sunday, che è
un booking, praticamente un'agenzia che organizza concerti per artisti. E questa cosa è stata messa assieme con uno studio di registrazione e tante altre cose, fino a che non si è arrivata a creare Calabrian City Rockers, che è un'associazione che organizza eventi, produce dischi, organizza tour, fa servizi tecnici, rompe le scatole ai ragazzi di Cleto e gli danno uno spazio bellissimo, immenso, su alle 22 di tutti i giorni del festival ci saranno degli artisti. Io vi chiedo una cortesia, venite su al palco, fatelo però in silenzio e cominciando a guardare che cosa succede attorno, perché la location è veramente suggestiva. Gli artisti che abbiamo sul palco Calabrian City Rockers hanno, secondo me, uno scintillio particolare, quindi assaporateli come si deve. Questa sera Costanza Paternò, domani sera Orelle e il 21 Jonathan Mirai. Grazie. Allora, ancora ringraziamo Vladimir perché ha spiegato, come dire, egregiamente sia il suo progetto e ci ha riempito di complimenti, e questa è una cosa che ci fa piacere. Come diceva prima Carola, noi da soli non valiamo nulla, è tutto merito vostro e di chi sta dall'altra parte che ci ha fatto crescere in questi anni. Altrimenti, voglio dire, anche un grandissimo artista poteva arrivare qua, però il giorno dopo poi lasciava solo le carte a terra. E di costruttivo poi per la comunità non innescava nulla, oltre che sì, vabbè, avrebbe riempito magari i comunicati stampa, è arrivato, che ne so, Elton John, Acleto, aerei e via dicendo, però poi dopo c'era solo la spazzatura da raccogliere. Invece noi abbiamo preferito affrontare avviare un approccio differente, sia col territorio, puntando anche a realtà giovani, nuove ed indipendenti. E per questo siamo arrivati, ci siamo incrociati con Marco Stefanelli, che ha curato questo progetto con parsimonia, con attenzione, veramente con impegno. Io, più che parlare del progetto, vorrei sapere da Marco cosa ha trasmesso a te Cleto, perché il progetto magari lo spiegheremo domani pomeriggio a... Cioè, penso che questa iniziativa delle passeggiate sonore non è la prima che si fa a Cleto, ce ne sono state anche in altre città. Io penso che una persona dinamica e brillante come te poteva scegliere di farla in un altro comune, in un'altra realtà. Allora, però un pochino del progetto bisogna accennarmi, no, perché altrimenti non si capisce il perché sto qua. Io ero venuto perché Dante Prato, che adesso non c'è, sta sempre in giro, che modera il dibattito dopo, ogni anno diceva costantemente: dai, vieni a Cleto, fanno un bel festival. E quindi l'anno scorso sono venuto, che c'era l'anno scorso, avrà visto dei manichini a girarsi per il posto. E ho fatto questa passeggiata, questa guida per il borgo l'anno scorso insieme a Carola. Ci portavano fino al castello a vedere quello che era essenzialmente questo borgo, o meglio quello che era stato, e quindi sentivo dei vari signorotti locali, dei Giannuzzi piuttosto che Longo, piuttosto che tutti i vari palazzi nobiliari che ci sono qui intorno. E però poi i palazzi nobiliari, come in tutte le città e come in tutti i paesi, soprattutto in Calabria, sono 3 o 4 o 5, tutto il resto delle case sono case del popolo. E a me piaceva, visto che ho studiato storia e la storia contemporanea mi piace tanto, entrare nella storia della gente, nella storia del popolo, nella storia, sì, del popolo, diciamo così. E quindi ho deciso di proporre questa cosa, che era un raccogliere delle storie di che cos'era stato questo paese prima che fosse così. Adesso non ci sembra perché il festival lo riempie totalmente, però se venite qui a gennaio, ma anche il 23 agosto, in realtà ci sono molte poche persone, e adesso molte delle case sono abitate anche da tantissimi migranti che sono tornati. Quindi sono arrivato qua a gennaio e non c'era assolutamente niente, era la città dei gatti, il paese dei gatti, non sapevo manco se dover intervistare dei gatti a un certo punto.
E invece poi ho cominciato a raccogliere delle storie, cioè a parlare con la gente e chiedergli che cos'era questo posto prima che fosse così. E quindi se tu mi chiedi che cosa mi ha lasciato Cleto, mi ha lasciato tutte queste storie. Cioè io mi sono ritrovato a un certo punto, dopo aver raccolto 10-15 interviste, ad avere tante storie di questo posto, ad avere una piccola parte della storia di questo, e a non vederla in qualche modo quando passeggiavo per i vicoli. Cioè i vicoli sono disabitati, nei vicoli non c'è nessuno, eppure le storie che la gente si porta dentro di questo posto sono immense. E quindi mi sono fatto carico di un po' di tutte queste storie, anche in maniera un po' da profano, perché non abito in questo paese, cioè, grazie per l'ospitalità, per i 2 mesi che sono stato qua. E alla fine non è il mio racconto, cioè quello che mi ha lasciato è questa zia Rosa, in realtà. E questa zia Rosa questa signora che abitava a Cleto. Non so quanti cletesi la conoscono, però è una signora che abitava a Cleto ed è la signora che domani vi racconterà la storia di questo posto. Da quando lei era bambina e vedeva i bombardieri americani passare sulla città, fino alle case vuote. Nel 45-50 c'erano forse 2500 persone qua nel paese, adesso ce ne sono 30-20. 2005 mi ricordo che era. Pure 1000 in più, quindi nel senso 1000 persone in più che se ne sono andate. E se volete sapere come questo è successo, venite domani e ascolterete questa storia di zia Rosa. Grazie. A voi di credere, soprattutto. Non so se ho risposto alla domanda, però no, tutto è condensato in questa zia Rosa. Chi verrà domani ascolterà quello che mi ha lasciato Cleto. Zia Rosa. Quindi per i curiosi, domani pomeriggio in piazza alle 17:30. All'interno del Cleto Festival, sin dalla prima edizione, sono riusciti a convergere un sacco di esperienze. In particolar modo, questo settore delle mostre e dell'arte è stato uno degli elementi trainanti di tutte le edizioni. Infatti, voglio dire, nel corso delle precedenti manifestazioni, il centro storico si è trasformato in un laboratorio d'arte all'aperto e in un museo. Grazie al lavoro che ha fatto Carola, coordinata da un po' di giovani che ci hanno seguito in questa fase. E avere per il secondo anno il laboratorio Camera 237 per noi è un motivo di stima e vanto, perché ho visto che, come dire, hanno fiutato anche dai paesi vicini la loro bravura e sono arrivati già da Fiume Freddo. Avete fatto dei lavori importanti pure a Fiume Freddo, e questa è una cosa che, come dire, noi abbiamo sempre guardato ai giovani talenti e alle nuove frontiere dell'arte e della cultura, perché si poteva magari puntare a nomi con già un vissuto storico, però voglio dire, noi siamo iniziati da zero e vogliamo coinvolgere persone che hanno iniziato dal basso come noi, e gli auguriamo di affermarsi in ogni, e ci stanno riuscendo egregiamente. Entriamo nel vivo della mostra, allora, quindi ci parlerete insieme, magari vi alternerete con Roberto sul significato e sulla valenza di questo lavoro. Sì, facciamo così, magari io vi racconto un po' tutto il progetto che ci porta qui, e poi Roberto, che è il critico d'arte che sta seguendo questo progetto, vi racconterà un po' meglio proprio questa tappa. Allora, questo è un progetto, intanto è molto carino essere qui per il secondo anno, anche perché Carola ci aveva contattato l'anno scorso proprio a seguito di forse la nostra prima mostra più importante, che era stata a Crotone a maggio dell'anno scorso, e quindi avevamo già preso subito contatti. Poi in un anno sono successe tante cose e loro, devo dire la verità, ci hanno sempre seguito, perché se c'è una cosa che ho già detto a Fiume Freddo che ci ha insegnato Carola e il Cleto Festival, è quello del riuscire a creare una rete davvero forte di collaborazioni pulitissime che appunto rendono tutto questo, come dicevi tu, possibile. Dopo tutto questo, insomma, ci siamo ritrovati qualche mese fa a partire con un progetto che in realtà parte da un anno fa,
che si chiama Login, che ci ha visto presenti quasi in tutto il territorio calabrese, con varie tappe. La prima tappa, a me piace ogni volta che facciamo una tappa raccontarli tutti, perché come noi, come loro, abbiamo creato una nostra piccola rete di collaborazione, giusto che si parli di, anche di queste tappe di loro, no? La prima tappa fu a maggio a Lamezia, con il nome Reverse, in collaborazione con un'associazione che fu l'anno scorso anche qui al Cleto Festival, che è Manifest di Lamezia, dove noi insomma abbiamo fatto questa performance di lettura di 8 ore, dove chiunque poteva partecipare. Insomma, è stata una cosa un po' particolare, ci siamo ustionati, una cosa un po' così carina. Poi, come dicevamo, siamo stati poi il mese dopo a Fiume Freddo a fare una mostra collettiva con una video installazione proprio nel castello della valle. Poi siamo stati al Mabos, il Museo del Bosco dell'Asilo. Abbiamo la fortuna di avere qui il direttore del Mabos, anche essendo il curatore del nostro progetto, e questa è la quarta tappa di questo progetto Login, che è non l'ultima, ne mancano due, ci sarà poi la mostra finale a Renda d'ottobre. E questo progetto completo parla proprio delle paure dell'uomo in una modernità comunque che le ha modificate, insomma, con tutti gli eventi che sono successi, diciamo, negli ultimi 30-40 anni, è chiaro che le paure dell'uomo vengono deviate giorno per giorno verso nuove paure, e questo è quello in cui noi ci interroghiamo. E dato che quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere un bellissimo tema che ci ha spronato molto nel Cleto Festival, che è questo proprio dell'indifferenza, abbiamo trovato un terreno fertile nel poter creare un contatto fra il nostro tema e questo, creando questa nuova tappa, la quarta, che è il nome Community. Parla chiaramente di indifferenza, però la vorrei far raccontare a Roberto, visto che comunque ci ha seguito in tutto questo percorso e potrebbe sicuramente un critico d'arte raccontarla meglio dell'artista a volte. Quindi vi ringrazio e ti passo la parola. Grazie a tutti. Allora, lasciatemi prima fare dei ringraziamenti, ringraziare tutti gli organizzatori del Cleto Festival, ringraziare Carola, cara collega e amica dai tempi dell'università, diciamo anche quanti anni sono, ben tanti. Lo diciamo. Ecco. Tanti, quindi sono davvero contento di essere qui questa sera, di vivere questa bella realtà che, come dire, mia colpa, non avevo mai avuto il piacere di vivere nelle edizioni passate. E siamo con Camera 237, con Angela e Lucrezia, un po' al giro di boa del nostro progetto lungo un anno. E l'idea che hanno sviluppato per il Cleto Festival rientrava benissimo nel nostro progetto, nella nostra tappa. Cosa ci racconta Community? Community ci racconta un po', ho scritto e mi piace raccontarla così, dei tempi della nostra quotidianità, dei tempi un po' di una società che cammina ad una velocità diversa rispetto a un po' di tempo fa, e questa velocità diversa un po' lascia indietro chi rispetto alla nostra generazione ha già vissuto il tempo della giovinezza. Quindi i protagonisti di questo racconto artistico di Angelo e Lucrezia sono un po' quella che la nostra società in qualche modo fa fatica anche a dare un nome, no? Le persone anziane, perché a volte sembra anche brutto dire persone anziane, ma in realtà avere la fortuna di arrivare ad una certa età, purtroppo questa società la ripudia, la annienta. Ed ecco, allora l'idea è quella, all'interno di un centro storico che ha vissuto una storia, che ci racconta attraverso le architetture, attraverso questi vicoli,
tante storie, quella di avere un percorso con 6 step che sono inserite all'interno di queste architetture. Quindi vi invito, quando camminerete all'interno del festival, di osservare chi vi osserva e in qualche modo di vivere questo percorso. È un percorso quindi che pone al centro la figura di uomini e di donne, che la nostra società tende un po' ad allontanare, tende a non riconoscere come parte integrante di una società, di una collettività. E questo progetto all'interno del Cleto Festival, per come è strutturato il festival, per dove è strutturato il festival, ci sembrava un progetto giusto da portare, perché noi crediamo che si riesce a ripartire sì, puntando sulle nuove risorse, sulle nuove generazioni, ma senza dimenticare quello che è la storia e l'identità di un borgo. E la storia e l'identità di un borgo, una persona la vive attraverso alcune semplici cose: attraverso la testimonianza di ciò che il patrimonio storico, artistico e architettonico ci lascia. E quindi Cleto di questo è ricco. Basta camminare dal castello a tutte le architetture, anche al paesaggio naturale che questo borgo vive, e anche attraverso la testimonianza, attraverso le persone che sono in qualche modo la memoria storica di questo luogo. E quindi abbiamo voluto raccontare questo percorso attraverso delle facce, attraverso delle persone che sono all'interno di questo percorso, realizzate appunto da Angelo e da Lucrezia, inserite nelle architetture all'interno delle finestre del borgo di Cleto. Sono 6 step e l'ultimo in qualche modo si differenzia dai 5 precedenti step perché dà la possibilità di una in qualche modo diciamo interazione, di bloccare questa indifferenza, poiché la persona che viene raffigurata in un gesto dove in qualche modo chiede l'attenzione del passante. Non vi sta soltanto osservando, ma in qualche modo entra in contatto con chi passa dal vicolo da dove quest'opera realizzata appunto da camera è stata ubicata. Sono quindi 6 installazioni all'interno del centro storico, un lavoro davvero complesso che ormai siamo arrivati al giro di boa. È un percorso che è iniziato ben oltre un anno fa, con 6 mesi di preparazione, di scrittura di tutto il progetto, addirittura pure anche una tappa inserita durante l'apertura del Mabos, che non era prevista, diciamo, la tappa Churching Point, una tappa appunto speciale. E quindi questo è il progetto di camera. Io vi rubo un altro minuto davvero per complimentarvi veramente con tutta l'organizzazione del Cleto Festival, con Carola, ma con tutti quanti. Davvero, Carola prima diceva una cosa che condivido: magari in una squadra c'è chi mette la faccia, per chi magari non ha timore di poter parlare ad un microfono, quindi lo fa, l'importante è quello davvero di avere una squadra coesa e compatta che crede nel percorso che si vuole portare avanti. Mi fa piacere ritrovare Carola, perché ricordo i nostri momenti universitari quando eravamo matricole e sognavamo di impegnarci nei beni, nelle attività culturali nella nostra terra, scontrandoci anche con una generazione di nostri colleghi che pensava di ottenere il titolo di studio per potersene poi andare a lavorare per il benessere culturale. Esatto, un biglietto d'andata. Noi abbiamo studiato consapevoli di avere un biglietto di presenza sul nostro territorio, perché era quello che volevamo fare, perché era quello in cui crediamo. Quindi ritrovarci qui dopo un po' di annetti a me fa molto davvero piacere, e vi auguro davvero che questo festival possa davvero sempre più, come già lo è perché ha una risonanza davvero nazionale, continuare ad essere un punto di riferimento importante per la Calabria e non solo. Grazie. Grazie Roberto per le attestate di stima verso la nostra associazione e verso il nostro lavoro in generale, che è un lavoro
che parte dal basso, come dicevamo prima, già 7 anni fa. Sono stati 7 anni lunghi, ma allo stesso tempo, voglio dire, brevi, se si fa un passaggio, voglio dire, a ritroso, perché sembra ieri che c'eravamo, come dire, cioè, ma che possiamo fare per far uscire dall'anonimato questo paese? E ci siamo messi, come dire, d'impegno e ne è uscito questo festival. Ne è uscito questo festival che ha contribuito, come dicevo prima, come ha detto pure prima Carola, a far conoscere questo paese. E, niente, io mi avvio alle conclusioni e lascio la parola al sindaco. Ma prima di lasciare la parola al sindaco, voglio solo rubare un altro secondo. Voglio suggerirvi di acquistare panini, di acquistare magliette, di bere birra responsabilmente, perché facendo questo, oltre a dare un contributo alla nostra associazione, sarà anche un contributo alla crescita economica, culturale e, che ne so, artistica di questo paese. Io passo la parola al sindaco, professor Giuseppe Longo, che è già stato sindaco nel precedente mandato, che ci ha seguito fin dall'inizio. Lo ringrazio che si è munito di fascia, quindi rappresenta un'istituzione. E nulla, grazie a voi tutti. Vi invito a restare. Più tardi ci saranno gli spettacoli musicali, domani avremo ospite il sindaco di Napoli, Gide Magistri, ci saranno anche nei giorni a seguire musiche, dibattiti, un sacco di proiezioni, quindi restate perché il festival non è solo arte, non è solo cultura, ma è un festival di tutto. La fascia tricolore anche come rispetto al lavoro che avete svolto in tutti questi anni e come omaggio dovuto alla Presidente, per la prima volta il Cleto Festival ha una, come presidente era una donna, la dottoressa Carola Nicastro. Io porto i saluti miei personali, ma anche quelli dell'amministrazione, del vice sindaco che è qui presente, di tutti gli altri amministratori, e nel salutare la dottoressa Nicastro naturalmente voglio salutare tutti coloro che lavorano per il Cleto Festival. Voglio salutare chi ti ha pure preceduto, il pioniere, il dottor Rocco Valente Franco, che malgrado sia impegnatissimo in questi giorni perché si deve sposare fra pochi giorni, però come al solito lavora. Il secondo presidente, il dottor Ivanarella, e quindi saluto, diciamo, chi ha preceduto. Vuol dire che il Cleto Festival ha una storia, ha un futuro che sarà sicuramente lungo. All'inizio chiedo scusa a Gianluca, quindi saluto Gianluca anche nella presenza attuale. Brava Gianluca. Quando ricordo che il Cleto Festival è partito dopo pochi mesi che ero stato eletto sindaco, e ricordo pure che non tutti erano favorevoli, che hanno avuto delle pressioni, diciamo, perché dovete impegnarvi, in fondo l'amministrazione magari non è proprio quella nostra, e loro sono stati testardi, hanno iniziato questo progetto, hanno dimostrato giustamente che con questa iniziativa molte piccole barriere sono cadute, quindi ha avuto pure questa grande funzione il Cleto Festival di unirci. Almeno per 3 giorni siamo tutti belli, allegri, contenti nel vedere le vie e i vicoli di questo paese così vivi. Si pensava pure, dice, dopo qualche anno però si stancano, non verranno più a Cleto, in fondo che devono vedere. Io invece sono convinto che ogni luogo ha un'anima. L'anima di Cleto è un'anima benigna, perché vedo che ritornano sempre, insomma, le persone che abbiamo già visto. Altri luoghi sono belli, forse più belli di Cleto, però magari promanano una certa angoscia. Io non vi nascondo che per esempio abbiamo i massi di materiale, insomma sono, i sassi di materiale sono qualcosa di spettacolare, però vi confesso che mi mettono angoscia. Sono andato parecchie volte con la scuola, adesso non riuscirei più ad andare, perché magari ogni casa parla di sofferenza, ogni casa parla di miseria. Infatti quelli che abitavano una volta i sassi di Matera non hanno più investito, perché ricordavo un passato veramente brutto. Cleto ricorda un passato sempre di accoglienza, di serenità. Noi siamo i figli della Grecia, i figli di Roma,
quindi amiamo la vita, come dicevo l'altro giorno con questi ragazzi al palco e al Cretoland, perché c'è pure il Cretoland per i bambini. E la vita è una bella avventura, l'avventura più bella. A volte la possiamo distruggere per un attimo di luce abbagliante, però noi abbiamo il culto per la vita. E quindi Cleto forse sa trasmettere questo, l'amore per la vita, l'amore per la storia, l'amore per chi ci ha preceduto. E naturalmente è un borgo come tanti altri borghi della Calabria che ha delle forti ferite. Ha subito lo spopolamento di cui parlavate, non siamo gli unici, ma Malcomune non vuol dire Mezzogallio. In effetti le ferite si sentono e le case chiuse insomma sono una testimonianza muta di calore umano, di umani che non ci sono più. È chiaro che questo sforzo va fatto. Io vi ringrazio veramente, non è una svolinata, perché girando, parlando, so che grazie al Cleto Festival si conosce Cleto e si complimentano con Cleto, ma non soltanto Catanzaro, Reggio. E mia figlia fa il medico a Colleferro, dice: papà, sono rimasta contenta perché la primaria, dice, ma Cleto c'è quel Cleto Festival, quindi l'eco gioiosa, l'eco coinvolgente di Cleto Festival vuol dire che è arrivata pure a Colleferro, è arrivata pure nel Lazio, no? E questo penso che è un orgoglio per chiunque abiti a Cleto. Naturalmente la vostra iniziativa, il vostro lavoro dimostra che non bisogna per forza essere della stessa posizione, il campo è aperto, chi veramente se l'obiettivo è comune e condiviso come lo è per voi, cioè l'obiettivo è Cleto, e questo nostro patrimonio comune, c'è posto per tutti, nessuno può gettare il cuore al di là dello steccato, deve lavorare nel campo, magari con osservazioni, con critiche, con stimoli, perché solo in questo modo rendiamo un servizio al nostro paese, lasciamo pure un segno del nostro breve passaggio. Poi naturalmente ci vuole, come diceva il dottore Rocco Valente, anche l'attenzione delle politiche. A volte la politica ha delle colpe, ma a volte siamo pure noi responsabili. E, ripeto, personalmente molti obiettivi prefissati all'inizio del mandato precedente l'abbiamo raggiunti, compreso il castello di Cleto incompiuta, però mi ricordo che insomma la regione si è impegnata a ultimarlo per rendere fruibili gli spazi. Abbiamo avuto un finanziamento, e Franco lo sa benissimo, di 300.000 euro per portarlo finito e poi per intervenire anche sulla chiesa. Purtroppo, poi c'è stata la mia caduta, abbiamo avuto 12-13 mesi di commissariamento, malgrado i solleciti e i commissari forse presi da altri problemi, o insomma si sono un po' lasciati andare, malgrado un mio articolo sul giornale, quindi abbiamo avuto dei ritardi assurdi, perché ripeto, la Calabria già è stata parecchie volte nel parcheggio, ma quando c'è qualche finanziamento qualche volta arriva, è per me un delitto fare svanire questi finanziamenti e queste attenzioni che vengono dall'Europa. Noi parliamo sempre dell'Europa, ma non è sempre giusto. Noi, ripeto, abbiamo appaltato i lavori, dottore Sottile, del castello, li abbiamo consegnati i lavori, poi dopo la caduta dell'amministrazione, durante il commissariamento, e purtroppo si è verificato un fatto increscioso, cioè il castello riguardava, il progetto riguardava pure la chiesa, però l'arcivescovo di Cosenza, dei giorni prima che andasse in pensione, ha venduto la chiesa per il castellense per 10.000 euro. La vogliamo indietro! Quindi quando, questo ve lo voglio dire veramente, ma con sofferenza, non per criticare nessuno. E naturalmente adesso abbiamo ripresentato il progetto rimodulato senza più la chiesa, con la speranza di non perderlo, con la speranza quindi di renderlo fruibile. Io mi sono mortificato e chiedo scusa
a tutti quelli che vanno a Cletto perché non hanno la possibilità di visitarlo liberamente, devono essere accompagnati dalla dottoressa da qualche altri anni. Sì. No, no, quest'anno purtroppo si poteva, dopo tanti anni. Io ricordo che c'era uno del pubblico, non mi ricordo chi, dice sì, avete il castello, se non è fruibile, che è la cosa che ci sta a fare. Finalmente poteva essere fruibile, ma non lo è stato per questo piccolo incidente. E siamo contenti, l'ha detto la dottoressa Carola, è molto brillante, altro che timore, proprio con grado, stai facendo un bel intervento, è stata, non c'erano dubbi, brillante. Abbiamo inaugurato il castello a Gioino di Saputo. È sicuramente un fiore all'occhiello per noi, speriamo che con questo progetto rimodulato finiremo pure Cleto in modo che sia fruibile, non sia così un miraggio da vedere da lontano, ma sia per il popolo. E sicuramente con questo dei castelli, credo anche tutti i paesi che ha queste possibilità, e speriamo che sarete sempre più numerosi. Io auguro a tutti quelli che sono presenti, a quelli che verranno ancora, di trascorrere come gli anni passati tre meravigliosi giorni arricchiti con la vostra presenza, arricchiti come sempre questo nostro paese. Grazie, buon divertimento. Allora, non vi muovete perché ci saranno altri spettacoli, altre iniziative. Ringrazio il sindaco per le parole a supporto della nostra iniziativa, ringrazio allo stesso modo Vladimir e tutti gli altri ospiti che si sono seguiti prima del professore Longo. Faccio un augurio a voi affinché questa manifestazione possa, come dire, essere per voi un motivo per ritornare a Cleto anche in altri luoghi, a seguirci su Facebook, perché il Cleto Festival è una delle tante iniziative che facciamo, e niente, buon festival a tutti. Buon Cleto Festival.